Vi ringrazio di essere stato invitato qui da VG Channel, mi congratulo con voi per questo sforzo comunicativo che fate per portare avanti la conoscenza. Io sono un chimico che dal 1981, l'anno della sua laurea, che si occupa di neurochimica, principalmente dell'epilessia. Mi sono laureato a Genova e ho incominciato a lavorare lo stesso anno che mi sono laureato, quindi non c'è stata discontinuità. Sono arrivato a individuare in una sieroproteina del latte, che si chiama alfa-lattalbumina, che è quella maggiormente presente nel nostro colostro, una molecola che poteva essere in grado di andare ad aiutare il controllo delle crisi nell'epilessia. Dato che quando ho avuto questa idea non ero più giovanissimo, sono riuscito a proporlo a una comunità scientifica a livello internazionale, che invece di considerarmi pazzo mi ha dato uno spazio, abbiamo fatto degli studi, siamo entrati nei programmi di screening dei farmaci dell'NIH e quindi adesso c'è un elevato interesse su questa sieroproteina. Mi sono reso conto che sono queste sue azioni a livello intestinale che vanno a ripristinare dei meccanismi endogeni di autoriparazione, che quindi sono spendibili anche in altre patologie, quindi oggi sto lavorando con i neonatologi, con i ginecologi, con le ostetriche, nel campo della dermatologia e chiaramente anche della gastroenterologia. Abbiamo dei risultati veramente molto importanti, c'è tanto interesse a fare studi perché il clinico rimane molto sorpreso dei risultati che riesce a ottenere. L'importanza è riuscire a aver capito esattamente come funziona il corpo umano, quindi avere delle idee che precise di cos'è la fisiologia del corpo umano, che solo agendo su come funzioniamo quando siamo sani riusciamo a ripristinare un corretto stato di salute. Se noi non ci basiamo sulle regole della fisiologia, proponiamo delle terapie che assomigliano a concetti di medicina tribale quando veniva consigliato di mangiare occhi di animale per problemi alla vista. Sulla depressione non stiamo facendo studi perché sconfina un po' dal mondo della neurologia e poi ci sono forti interessi commerciali. I depressi sono arrivati a benedire i miei genitori per avermi concepito. Il risultato sulla depressione per me è addirittura banale, perché oggi so che assunzione di questa sieroproteina aumentano di 5 volte la sintesi cerebrale di serotonina, quindi quello che era la mia idea iniziale di aumentare la serotonina oggi è confermato, e i risultati che otteniamo sull'uomo confermano che è veramente un agente serotoninergico che è capace veramente di aumentare la serotonina, che è legata a disturbi di ansia e depressione. Non la stiamo spingendo minimamente con antidepressivo, non ho interesse a fare studi, cioè ho poche risorse, quindi vado più su epilessia, autismi, fibromialgia, faticamento cronico, patologie dove c'è un vuoto terapeutico, quindi c'è molto più spazio per non si dà fastidio a nessuno, non ci sono farmaci. Sono patologie più complesse, adesso partirà anche uno studio sulle patologie autoimmuni, cosiddette autoimmuni come lupus, sclerosi multipla, le SLA, che in realtà non sono autoimmuni ma sono patologie che nascono nell'intestino. Tutto questo mi consentirà di confermare questo ruolo centrale dell'intestino. Quest'estate un neuropediatra di Napoli, il professor Carottenuto, ha riportato i risultati di un primo studio che è uscito, dove ha fatto misure di infiammazione intestinale nelle cefalee pediatriche e dimostra che diminuendo l'infiammazione intestinale, chiaramente usando il mio integratore e facendo correlate da misure, si ha una riduzione degli attacchi cefalalgici nei bambini. Con questo concetto stiamo affrontando studi in altre patologie, quindi tra qualche anno noi avremo tutta una serie di studi sulle patologie che ci sembrano più distanti, più scollegate tra loro, che invece hanno questa causa comune che è questa infiammazione intestinale. La fibromialgia non è altro che una riduzione della soglia di lettura del dolore. Il cervello ha una soglia con cui interpreta il segnale che continuamente gli arriva dalla periferia. Il fibromialgico non ha nessun problema nella periferia del corpo. Questo segnale, che dovrebbe essere letto come non dolore, viene letto per sbaglio come dolore. È l'equivalente come un laghetto alpino che ha seppellito artificiale, che ha seppellito un paesino: se l'acqua è alta io non vedo i tetti delle case, se l'acqua è bassa vedo i tetti delle case. La soglia del dolore è evidente che è regolabile, perché il maratoneta quando si allena non allena soltanto i suoi muscoli, il suo cuore, il polmone, ma alza anche la soglia del dolore, se no non riuscirebbe a correre per così tanto tempo. Il fakiro quando sta sui piedi, sulla brace, non è che non senta dolore, che è sotto la soglia che lui è riuscito ad alzare. Ed
ed è regolata dall'intestino. Quindi disinfiammando l'intestino aumenta la soglia del dolore. La cosa interessante è come andare a disinfiammare, perché qui allora si va su un concetto che è molto distante da quello che è la medicina attuale, da quello che mi crea delle difficoltà a progettare gli studi nella medicina convenzionale, dove io mi tengo di appartenere, perché io vado a proporre di associare delle diete, degli stili di vita. Io con un epilettologo di Genova consigliamo addirittura ai ragazzi epilettici di fare yoga, cioè bisogna andare verso un concetto di guarigione senza più essere legati al farmaco che mi può far guarire. E questo concetto è molto evidente non solo dai miracolati, dai tumori che vanno a finire sul palco, ma tutte le persone che guariscono al placebo negli studi clinici controllati è perché sono stati capaci di ripristinare questi meccanismi endogeni di autoriparazione. E siccome non sono pochi, perché mediamente sono un 30%, ma in un sottogruppo di popolazione affetta di artrite reumatoide viene riportato essere dell'83% la risposta al placebo, vuol dire che questa capacità di ripristinare questi meccanismi è molto evidente. Nel Parkinson, dove vengono fatti il trapianto di neurone dopaminergico cerebrale, anche lì è riportato una risposta al placebo che è l'intervento chirurgico simulato, cioè la stessa cosa, faccio un'imposizione delle mani e quello guarisce, ma la gente guarisce perché ripristina a livello di neurochimica, di biochimica del proprio corpo, degli importanti processi di controllo e di riparazione che ha. Noi dobbiamo andarli a capire come attivarli. E allora i risultati, come quelli che stiamo ottenendo noi, che sono stupefacenti, diventano capibili. Io ho scritto un libro che è La ricerca dell'una e del ruolo dell'intestino nelle patologie. La ricerca dell'una è un titolo che ricorda la ricerca dei fisici di cercare la teoria unificante dell'universo. Ecco, io penso che la medicina, dai fisici, ho fatto un corso di laurea più vicino a fisica che a chimica, anche se mi sono arrivata in chimica, ma questo concetto dei fisici che erano pronti a mettere in discussione la teoria della relatività, se si fosse confermato che i neutrini riuscivano a viaggiare più veloce della luce, questo tipo di atteggiamento dovrebbe essere applicato anche nella ricerca medica. Cioè quando io trovo degli autori che mi dicono che i farmaci antidepressivi e i SSRI non arrivano al cervello, questo mi deve sconvolgere la comunità scientifica, semmai verificarlo, ma sconvolgerla, non di far finta che nessuno l'abbia mai pubblicato, perché se noi ci basiamo su dei meccanismi ipotetici, creiamo una fantamedicina. Sicuramente allora questa sieroproteina è quella che è la natura ha selezionato, alfa-lattalbumina, è quella che è la natura ha selezionato per attivare il mio intestino alla nascita, che prima non ha mai funzionato, quindi è l'attivatore del mio intestino, quindi si formano dalla sua demolizione enzimatica, perché non è lei che agisce, si formano dei peptidi, oggi noti alcuni, che hanno delle azioni specifiche a livello intestinale, cioè la molecola che è fatta per mettere in moto il mio sistema gastrointestinale, per quello che è così specifica. E poi chiaramente se io vado a disinfiammare, nessuno va a spegnere un incendio versando ogni tanto un po' di benzina, quindi in questa prima fase farò una dieta eliminando i cibi complessi. Nella fibromialgia io arrivo a proporre alle donne, io ho capito anche perché sono le donne che hanno più problemi di questo tipo, di fare diete, mangiare solo frutta per una settimana, 10 giorni, 15 giorni, però poi non mi devo fermare lì, poi vado a fare tutto un programma di reinserimento degli alimenti in maniera graduale, progressivi, da quello meno infiammante a quello più infiammante, perché solo quando la riporto a rimangiare di nuovo tutto, tranne la stricnina chiaramente, tranne i funghi velenosi, allora so che questo intestino è ritornato forte e funzionare bene, ma fin tanto che io mi mantengo a avere soltanto eliminato, non sono sicuro di aver ridato forza a questo intestino. La medicina convenzionale mi sta dando spazio, più interessati per i risultati veramente sorprendenti, perché noi oggi abbiamo bambini liberi da crisi e liberi da farmaci, bambini che prendevano 8 farmaci, che oggi sono liberi da crisi e liberi da farmaci, sull'autismo ci sono delle testimonianze che fanno rabbrividire. Quindi grazie a questi risultati mi stanno dando spazio. Il problema è quello di far capire al medico, alla medicina convenzionale, il ruolo della dieta, perché è poco studiata nel corso di laurea in medicina, e però è molto importante, perché si arriva a un concetto che non c'è solo il farmaco che può far guarire, cosa confermata da chi guarisce al placebo.
Però questa è la cosa più difficile, cioè inserire nella medicina convenzionale anche tutto un discorso a 360 gradi, quindi anche giusto lo yoga nel ragazzo epilettico, di giusta attività fisica, cioè per stare bene non c'è la pillola che mi può risolvere. E anche la dieta va fatta in maniera, che sia una maniera giusta, che si basi su conoscendo quali sono le interazioni tra il nutriente e l'intestino. E questa è la base di tutte le nostre risposte del nostro corpo.